Bentrovati a questa edizione di TG Giorno, dramma a Capannoni, infatti morto alle prime ore della mattina per un malore improvviso il coordinatore comunale di Forza Italia e di Capannoni, Anthony Masini. Aveva 53 anni. Masini è deceduto in strada per un arresto cardiaco in via dei Bocchi. Secondo quanto ricostruito, stava aspettando una parente fuori dalla sua abitazione quando si è improvvisamente accasciato a terra, subito soccorso da un'auto medica. Purtroppo tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani. Via dei Bocchi sono intervenuti anche i carabinieri. Adesso occupiamoci delle primarie del PD perché Emiliano Fossi, il nuovo segretario regionale del PD, il deputato fiorentino che sosteneva la mozione Schlein, ha superato nel voto toscano Valentina Mercanti che invece sosteneva la mozione Bonaccini. Il risultato era già chiaramente delineato dalle prime ore della chiusura dei seggi. Per quanto riguarda la scelta del segretario nazionale, anche a Lucca ha vinto Elly Schlein con il 58% delle preferenze e la vittoria della giovane deputata ha trascinato in Toscana anche quella dell'ex sindaco di Campi Bisenzio che ha battuto la consigliera regionale lucchese. Da sottolineare che a livello territoriale Mercanti ha superato Fossi raggiungendo il 53,8% delle preferenze, pari a 2.747 voti complessivi, anche se nel capoluogo, dove infatti la Mercanti ottiene 796 voti contro i 1.276 di Fossi. E adesso andiamo a vedere le immagini del maltempo che domenica si è abbattuto su tutto l'Appennino, forte vento e tanta neve. Era attesa neve in quantità sulle cime, anche nella nostra provincia, ma a caratterizzare questa ultima domenica di febbraio, almeno alle quote più alte, è stato soprattutto il vento, fortissimo, in particolare sul crinale appenninico. Pensate che a mezzogiorno di domenica pomeriggio il vento, rilevato da un anemometro posizionato nei pressi del Passo delle Radici, ha rilevato raffiche a ripetizione ben oltre i 200 km orari, 208 per l'esattezza, creando situazioni di disagio per chi doveva spostarsi in auto, dato che la neve sollevata dal vento creava situazioni di seria difficoltà, mentre a piedi era praticamente impossibile camminare. Naturalmente è scesa anche la neve, in quantità sufficiente a prolungare le attività sportive invernali. Al casone di Profecchia, l'abbassamento delle temperature con relativa nevicata è stata accolta con soddisfazione dagli operatori. Ci voleva, nonostante un periodo di caldo che abbiamo avuto qualche giorno fa, poi c'è stato lo stacco con qualche precipitazione con acqua, questa tormenta di neve, però si è già visto anche le chiamate, qualche disdetta perché qualcuno aveva paura di venire, ma i più temerari sono venuti lo stesso e sì, ci sarà appunto il seguito della stagione. Approfittando della proverbiale ospitalità del casone di Profecchia, per combattere le proibitive temperature possiamo sempre scegliere il tradizionale fuoco del caminetto o in alternativa il classico punch al mandarino. E sempre a causa del maltempo, oggi tutte le scuole del comune di Stazzema sono rimaste chiuse, lo aveva comunicato il sindaco nella tarda serata a Lavigliani e a Terrinca. I tecnici Enel stanno intervenendo per ripristinare un guasto avvenuto in una zona boscata impervia. E adesso occupiamoci di sanità perché con il calo delle vaccinazioni anti-Covid a Lucca, nella Piana, sarà possibile effettuarle soltanto al distretto sanitario di Capannori. Sempre meno prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus e allora dal mese di marzo chiuderà i battenti l'ambulatorio vaccinazioni Covid al Campo di Marte. Tutte le vaccinazioni anti-Covid per Lucca e la Piana da adesso in avanti saranno ospitate al centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro. Il numero delle prenotazioni negli ultimi tempi si è infatti attestato su circa 30 unità alla settimana, che potranno essere garantite in un'unica seduta settimanale, ogni giovedì mattina dalle ore 8:30 alle 13:30. L'orario programmato compare anche sul portale regionale per le prenotazioni. Nulla cambia invece per le vaccinazioni pediatriche obbligatorie e raccomandate, che verranno effettuate secondo il programma vaccinale della Regione per l'età infantile all'ambulatorio vaccinale del Centro Sanitario di Capannori e per le vaccinazioni adulti sia a Capannori che alla Cittadella della Salute Campo di Marte a Lucca. L'ASL Toscana Nord-Ovest comunica comunque di essere pronta a modificare questo assetto organizzativo se cambiassero le esigenze e le richieste dei cittadini in tale ambito.
L'amministrazione comunale di Lucca ha intenzione di realizzare due nuovi asili nido. Dopo l'annuncio a un consiglio comunale in occasione dell'approvazione del piano triennale, è stata l'assessora Simona Testaferrata a spiegare i dettagli dell'operazione. L'amministrazione comunale di Lucca ha intenzione di realizzare due nuovi asili nido. Dopo l'annuncio in consiglio comunale in occasione dell'approvazione del piano triennale, è stato l'assessore all'istruzione Simona Testaferrata a fornire i dettagli dell'operazione. Il comune ha intenzione di realizzare una struttura nell'area del cosiddetto Chiesone a San Concordio, alle spalle della Piazza Coperta. Si tratta di una porzione dell'area ex Gesam che invece la precedente amministrazione aveva in progetto di dedicare alle attività giovanili. Il secondo asilo nido invece verrebbe realizzato a Sant'Alessio, nell'edificio dell'Istituto Comprensivo Lucca 7, nella zona dell'Oltreserchio, attualmente sprovvista di un simile servizio. Nello stabile sono già presenti una scuola primaria e una scuola d'infanzia, sottolinea l'assessore, e in questo modo potremo dunque far nascere un polo 0-6 anni, dove le famiglie potranno portare i loro figli da piccolissimi fino a tutte le scuole primarie. Taglio del nastro a Carrara Fiere per il doppio appuntamento con la ristorazione, l'accoglienza e la balneazione con le fiere Carrara Fiere, Tirreno CT e Balnearia. Taglio del nastro a Carrara Fiere per Tirreno CT e Balnearia, le fiere dedicate all'accoglienza, alla ristorazione e al turismo balneare. Per quanto riguarda Tirreno CT, l'esposizione che mette in campo le eccellenze del settore ristorazione, si tratta questa dell'edizione numero 43, mentre Balnearia, la fiera dedicata alle attrezzature per gli stabilimenti balneari, ha raggiunto la quota numero 24. Due appuntamenti che nell'ultima edizione hanno fatto registrare numeri importanti con la presenza di circa 50.000 visitatori. Un appuntamento dunque punto di riferimento non solo regionale ma nazionale per quanto riguarda l'ospitalità che rilancia nuovamente la struttura di Carrara Fiere dopo anni complicati in cui da struttura espositiva è stata convertita in hub vaccinale. E sono molto contento che questo centro fieristico di cui la regione ha la proprietà e che ha fatto discutere in passato in realtà stia prendendo grande vitalità. Nei momenti critici come nei momenti belli, nei momenti in cui io qui venivo perché questo era diventato l'hub vaccinale secondo per importanza in Toscana o come oggi in cui la ripresa, lo sviluppo ci sta portando a una fiera che ho visto ricca di espositori, di prodotti e lo vediamo qui dalla presenza di grande vitalità. Questo è il successo di questa fiera, la presenza di molte esposizioni e anche la bellezza dei padiglioni che abbiamo visto dimostrano il fatto che la IMM ha un grande futuro e che su questo possiamo contare. Io sono felice perché ci ho sempre creduto e continuerò a crederci. Non solo espositori, ma anche convegni tematici sul settore ristorazione e balneazione e concorsi culinari per una 4 giorni che si concluderà mercoledì 1 marzo. Chiudiamo con il Carnevale di Viareggio. Sabato c'è stato l'ultimo corso. Andiamo a vedere gli avanzamenti di categoria e le retrocessioni. A tutti quelli che hanno fatto grande questo Carnevale, perché se oggi siamo qua è anche per loro. A tutti quelli che hanno fatto grande il Carnevale. È questa la dedica che Jacopo Allegrucci fa della vittoria del suo Una Storia Fantastica, il carro vincitore dell'edizione numero 150 del Carnevale di Viareggio. Allegrucci fa il bis dopo aver conquistato la vittoria lo scorso anno con il Don Quixote del Sognatore e lo fa con un carro che dalle prime uscite si è imposto come uno dei favoriti insieme al Gorilla dei Fratelli Cinquini e al Pagliaccio di Le Big Roger rispettivamente secondi e terzi, non con qualche immancabile polemica. I verdetti di sabato hanno anche decretato le retrocessioni e gli avanzamenti di categoria. Scendono in seconda Luciano Tomei e Fabrizio Galli. In seconda categoria vittoria al photo finish per Carlo Lombardi con il suo Occhio Malocchio che ha battuto Goodbye Blue Sky dei Fratelli Breschi. Entrambi i costruttori salgono comunque di categoria. A scendere nelle mascherate è invece Marzia Etna. Ora si torna prima con dei grandi progetti. Abbiamo già dei progetti e quindi io e Lorenzo ce la metteremo tutta. Il gruppo c'è. Vince nelle mascherate Matteo Raciti che corona così il suo sogno di realizzare un carro del Carnevale di Viareggio. Guarda, è un sogno che si realizza, è il mio sogno che avevo da bambino che oggi diventa realtà. Sarò un carrista del Carnevale di Viareggio, sì.
Nelle maschere isolate, Michelangelo Francesconi con il suo Signore della Paura sale nelle mascherate, mentre a scendere sono Libero Maggini e Michele Canova. Con questo si chiude la prima parte di TG Giorno, tra poco la pagina sportiva.